L'amministrazione comunale di San Giorgio Lucano, in collaborazione con la Proloco, sta portando avanti una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di valorizzare, di creare un archivio storico e consultabile sul gioco della falce, un rito antico e una tradizione documentata anche da Ernesto De Martino alla fine degli anni 50. Come si legge nei testi di De Martino, il tema centrale è il mascheramento dell'azione del mietere. I mietitori, cioè, si comportano come se l'operazione che essi compiono non fosse la mietitura, ma una battuta di caccia al capro. Un vecchio contadino fa da capro, due mazzetti di spighe tenuti fra le labbra, una pelle di capro legata alla schiena, i falcetti impugnati all'altezza della testa in modo da dare l'immagine delle corna, occhi sbarrati di animale braccato. Questo è solo uno dei momenti narrati da De Martino. A San Giorgio Lucano si è svolto un incontro a cui hanno preso parte studiosi del mondo della scuola e dell'università per cominciare a tracciare insieme le linee guida per rendere il rito un progetto duraturo e in grado di essere raccontato anche per fini turistici. All'incontro, allietato dalla musica di Adolfo Cuccaro e Saverio Marino, oltre al sindaco Gennaro Labollita, hanno preso parte anche i professori Francesco Marano e Eugenio Imbriani, rispettivamente delle università di Basilicata e del Salento, e la professoressa Anna Maria Bianchi per l'Associazione Italiana Maestri Cattolici. L'impegno della Proloco è stato quello di mantenere vivo il rito del gioco della falce nel tempo. Per un breve periodo era stato, diciamo, conservato in un cassetto, ma certo non c'è mai stata la volontà di metterlo da parte, perché tutti i sangiorgesi sanno che è il gioco della falce è un antico rito che ha un enorme valore culturale. Diciamo che la Proloco dal 2007 si sta impegnando affinché tutti gli anni venga riproposto e nei campi di grano e come evento turistico durante il mese d'agosto. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, la fortuna che il gioco della falce venisse riconosciuto come bene intangibile della regione Basilicata e da qui partiranno dei laboratori antropologici proprio per far sì che venga tramandato alle nuove generazioni e a quelle future. Non è stato facile mantenere certi impegni, proprio perché non è facile avere la collaborazione dei ragazzi per questo tipo di riti, però pare che qualcosa si stia muovendo e quindi già questo ci rende sicuramente ottimisti, quindi pensiamo che effettivamente il gioco della falce possa passare alle generazioni future in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza.